Una delle tante eredità nefaste che il defunto governo Monti lascia in questo nuovo anno agli ignari e fiduciosi cittadini è il cosiddetto redditometro. Si tratta di uno strumento diabolico con il quale l'Agenzia delle Entrate potrà calcolare in via presuntiva il totale delle entrate da imputare a ogni singolo individuo. Le somme così determinate potranno essere confrontate con quelle delle dichiarazioni dei redditi e innescare una serie senza fine di procedimenti fiscali. L'introduzione di questo redditometro è grottesca per almeno due motivi e al limite della costituzionalità della norma. Da un lato introduce una presunzione di colpevolezza di ogni cittadino, che a causa dell'inversione dell'onere della prova sarà costretto di volta in volta a dimostrare la sua innocenza. Dall'altro lato attribuisce un valore retroattivo a una norma penalizzante per il cittadino, consentendo l'utilizzazione dello strumento di accertamento per i redditi degli anni passati, a decorrere dal 2009. Intanto il panico si è diffuso e l'Agenzia delle Entrate ha dovuto congelare la pagina che era dedicata al cosiddetto studio di settore delle famiglie per l'eccesso di utenze. Per assicurare per quanto possibile gli animi può essere utile una considerazione puramente pratica. Raccogliere la totalità delle informazioni relative alle spese di una popolazione italiana di 40 milioni di contribuenti è un'impresa piuttosto difficile, tanto più che proviene da un gran numero di banche dati differenti, che saranno difficilmente integrabili. Il redditometro rappresenta pertanto uno strumento supplementare, ausiliario rispetto agli strumenti già a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Il sospetto che un contribuente sia un evasore deve sorgere da altre basi, per poi essere confermato, anche se sempre su basi presuntive, dall'incongruenza tra entrate e uscite del sospettato evasore. In definitiva, quindi, il redditometro è uno strumento ulteriore in mano a un'agenzia che possiede già una forza coercitiva nei confronti dei contribuenti. Perché incidere quindi ulteriormente su un rapporto tra privato cittadino e pubblica amministrazione che è già fortemente sbilanciato a favore di quest'ultima? La risposta non viene da una considerazione pratica, ma da una di valore. Il redditometro non serve per scovare gli evasori, serve per dare un contenuto al circo mediatico. È una trovata pubblicitaria. Permette infatti di superare il precedente leitmotiv dell'evasore, che metteva al centro della disapprovazione sociale i liberi professionisti, gli artigiani, le partite IVA, ossia quegli operatori economici che non rientravano in definitiva nel rapporto di lavoro dipendente, con la sua imposizione alla fonte. Spostare il baricentro dell'attenzione sull'evasione dalla tipologia professionale al consumo significa trasferire l'accusa di evasione dai professionisti ai consumatori, ossia sulla totalità della popolazione. È un comodo escamotage per continuare a parlare di evasione, addebitando in capo a un generico evasore la totalità di tutti i mali, come il maggior debito pubblico, lo scarso livello qualitativo dei servizi pubblici e via dicendo, senza però con questo colpevolizzare l'una o l'altra categoria professionale. Si sa, in tempo di campagna elettorale conviene essere diplomatici. Un approfondimento specifico meriterebbe l'effetto che tale strumento da gestapo fiscale avrà sulla contrazione dei consumi, sia su quelli di prima necessità sia su quelli cosiddetti di lusso, poiché l'accertamento delle spese vertirà su un'infinità di settori e categorie, dai mezzi di trasporto all'abitazione, all'istruzione, alle attività sportive. Altre spese significative saranno gli investimenti immobiliari, mobiliari netti, gli oggetti d'arte, i gioielli preziosi, le donazioni alle ONLUS e persino gli assegni corrisposti al coniuge.